Io ragazzi, non lo so, non lo so. Da dove partire? Siamo schifati. Nel vero senso della parola. Non c'è più animo, non c'è più sentimento, tra poco. E vedere sto allenatore che è sulla panchina, che si accontenta delle sculate, a noi non ci va bene, a noi ci rompe il cacchio. No, non lo so. Mai. Adesso non sto a ripetere le cose degli altri perché non ci vuole, ma tanto, ragazzi, diciamo sempre le stesse cose. Ma quando Allegri si sveglierà di fare una partita con ritegno, con una partita di ritegno, una partita consolidata con un discreto vantaggio. Non dico che deve fare il 3-4-0, ma almeno un 2-0, un 3-1, qualcosa. Ma non lo vedremo mai a fare un gioco determinante. I primi minuti di gioco ci salva solo Vlahovic. All'inizio, quanto è passato? 30 secondi, un lancio lungo in entrata. Va Vlahovic, stoppa, si gira, pum sull'angolino. Mi pareva uno sfonda da biliardo, con quella palla a rientrare. Gol di Vlahovic, dopo la Juve si ferma. E dopo la Juve si ferma. Ma strano ma vero. E dopo nel primo tempo si è visto anche una discreta Juve, non dico neanche di no, una bella partita al primo tempo. E dopo al secondo tempo vediamo un gioco difensivista. Perché Allegri, per conto suo, vede solo le sculate. Perché Allegri non. A lui basta. Cosa fanno le altre squadre? Se c'è il va a regresso, ad esprimere, no, intanto non esprime gioco, quello si sa, però lui va a pararsi sulle situazioni
di distacco verso a vedere se c'è il punticino, se le altre squadre perdono per vedere per come si dice per scavalcare di un punto l'avversario, però lui questo vede, però non esprime il gioco. Lui si affida alla sculata delle altre squadre, ma si sa. Adesso l'ho raccontato così perché non sono uno che guarda gli analisi di una partita in meno, di una partita in più, delle altre squadre perché hanno una partita in meno. Queste cose qui non è che li capisco più di tanto, va bene. Tralasciamo dettagli, non importa. Però il punto focale è che Allegri adesso, questo pareggio, a lui, sulla mentalità sua, gli va bene. Perché gli va bene tanto, diciamo, per conto suo, gli va bene. Però non esiste per noi tifosi ventini, non, però sulla sua mentalità vincente, sì. sto C puntini puntini, no, vincente, perché Allegri non è un allenatore vincente, vince per esculato. Però si accontenta del pareggio pur farci avere l'ansia di andarsi a giocare a Torino in ritorno con l'obbligo di vincere. Ah sì, non so. E poi ragazzi, coso, come si chiama? Quello che si è perso il difensore. Vai ragazzi, guarda. Rabiù. Ragazzi, non so. Già che non c'è. Ragazzi, adesso la Juventus aspetta sempre, la Juve aspetta sempre l'azione di come si svolgerà, di come si svolgono gli altri giocatori. Cioè, loro vanno in ritardo sulle azioni degli altri. Adesso ho detto così alla cacchio, perché però ragazzi, noi siamo fermi, impalati a vedere l'occasione di smarcamento del Villarreal. Perché ragazzi, non badiamo all'uomo, non stiamo sotto all'uomo. Anzi, aspettiamo per vedere cosa fanno gli altri, se per caso. Cioè, non c'è mai un pressing, non c'è mai. Bisogna stargli sotto all'uomo. Ma non lasciarlo raggirare, che dopo si. Dopo si aspetta davanti al portiere da solo. E segna, ovviamente. Ciao. L'unico che ci tiene.
che ci tiene in piedi, diciamo, come massimo difensore, è De Ligt, che comanda un po' la difesa. Però al centrocampo non abbiamo nessuno. Locatelli siamo a perdere. Rabiot siamo a perdere. Ragazzi, è l'unico. L'unici due. Vlahovic e De Ligt. Basta. Per gli altri non so fino a che punto Allegri a queste fortune sculate, perché non è fortunato. È fortunato perché gli va bene così, però lui già determina il proseguo della Juve. Lui vede in anticipo la fancure con tutti questi termini qua che non so come. Vabbè. Ragazzi. Ragazzi, però non so buon andare giù, non so buon digerire sto pareggio dell'andata, come tutti. Non c'è un qualcosa che ci dice che abbiamo fortuna, che la Juve gioca bene, che abbiamo un qualcosa che ci salvi, no? Questo lo dice Allegri, però una volta che hai finito le sculate e che devi vincere seriamente con una partita decisiva, cosa fai? O fai una partita della vita a ritorno e dimostri di sapere guidare la Juventus, però questo non lo sai fare, oppure facciamo decidere a caso, perché le partite della Juve sono sempre chi va là, cioè non sono determinate a fare un vantaggio rassicurante, no? Noi decidiamo sulle giocate occasionali e con invenzioni occasionali, però per fortuna che sono determinate da episodi occasionali che la Juventus sfrutta non mi viene in mente neanche la frase, la parola, che sfrutta in maniera occasionalmente, vabbè, che sfrutta delle occasioni, delle cose, dei fatti, delle giocate occasionali. Boh, anzi, sta post, cioè, tipo post partita, sto video così a caldo, però io c'è tanta roba da dire, però mi non so uno che sta là a dire tutto preanalisi, non mi interessa proprio niente, però sto io e qua gioca di merda. Siamo fortunati perché abbiamo Vlahovic, però Vlahovic non ti risolve le partite. Ma per il resto, Allegri out, solite cose, e giochiamo di merda, e ci sentiamo alla prossima, e basta, Allegri, hai rotto le palle, e se non ti decidi di fare una partita
una partita che ti dimostri un allenatore discreto, non fai parte di per ora sei un allenatore occasionale, sei un allenatore occasionale per la Juve e per noi tifosi, perché sei lì, non sei lì per un motivo, sei lì perché ti hanno messo lì, però alla fine non hai capito niente di come funziona la Juventus. E con questo video penso di aver fatto minuti interminanti, non importa. Ragazzi, iscrivetevi al canale e a posto. Bene ragazzi, dai, ci sentiamo. Ciao a tutti e iscrivetevi al canale. Ragazzi, non si può andare avanti così. Non si può andare avanti così e allegri out. Allegri out. Ciao ragazzi.